Allora, noi siamo un po' così, ovviamente, dopo una come dico come tifosi italiani, dopo una sconfitta così pesante, è ovvio che bisogna cercare un capro espiatorio. In questo caso è stato Spalletti, lui si dice, tra virgolette, concorde nell'avere puntato il mirino su di lui, però dice anche che non bisogna buttare via quello che c'è stato per un anno e mezzo fino adesso, quello che è stato fatto. Sì, però anche bisognerebbe fare anche un'altra cosa, Laura. Sì. Bisognerebbe capire, bisognerebbe fare i nomi e i cognomi, perché in questo modo è troppo facile parlare. Cioè, è troppo facile fare questo, appendere questo manifesto, lo dico con la massima stima nei riguardi di Spalletti, perché poi le cose che diciamo sono sempre opinabili, però quando parliamo cerchiamo di fare nomi e cognomi. Se io ti dicessi oggi è troppo facile occuparsi di mercato, chi è? Fammi il nome, chi è che ti ha demolito? Sono state delle critiche legittime su una partita che l'Inter ha interpretato malissimo. Lui giustamente dice che è l'allenatore e quindi è responsabile. Se qualcuno, se lui ritiene che qualcuno l'abbia demolito, mi deve dire che è stato, perché altrimenti in questo modo toglie anche il sale e il pepe a giudizi che mi sembravano dei passaggi obbligati alla luce della prestazione che ha fatto l'Inter. Non è che qualcuno ha offeso qualche altro, ed è stata una serata amara, triste e non facilmente pronosticabile neanche dal più scarso dei bookmakers il giorno prima. Perché chiunque si sarebbe rifiutato di pensare che nella partita più importante della vita di questa stagione, perché è una svolta anche per le casse della società, poi lui dice Spalletti, qualcuno ha demolito. Chi? Deve fare nomi, cognomi e farci capire chi è che lo demolisce. Chi? Beh, i nomi e cognomi sono quelli della sua squadra, perché non è che qualcuno lo ha demolito, la critica lo demolisce passando il turno, no. Ha demolito tutto quello che ha fatto, perché dopo l'ultima giornata di campionato, dove conquista coi denti all'ultimo momento la Champions League, vai fuori in un girone che, dove in tutta onestà a luglio tutti avevamo eliminato il Napoli e l'Inter. Però ci siamo ritrovati con Napoli e l'Inter, una prima in classifica con 3 punti sulla terza all'ultima giornata del girone, e l'altra serenamente pronta a dover battere il PSV Eindhoven o addirittura cercare di fare il risultato diverso da quello del Tottenham, facendo ironie su Barcellona. Si è demolita da sola, noi abbiamo soltanto pulito per anche terra. Anche perché Luca, perdonami, io preferisco, io alla luce di quel girone o di questo girone, io sono sincero, ma è tutto opinabile, a maggior ragione le cose che sto per dire, io preferisco uscire male dopo 3-4 partite che uscire in questo modo. Certo, cioè uscire in questo modo contro una squadra, io, se tu mi dici allora è più forte il Tottenham, è più forte il Barcellona, è più forte, allora esco, benissimo, l'avevo intuito, l'avevo capito, me l'avevano detto, non avrei avuto margine, tutto quello che vuoi, ma uscire così non mi sta bene. Non è mai successo, mi pare, nella storia della Champions, che una squadra che avesse vinto le prime 2 partite del girone venisse poi eliminata. Questo è un record che è riferito a quello che dice Alfredo, cioè sì. È sconcertante, perché tu hai le 2 partite chiave del tuo girone erano quelle col PSV, quelle erano i tuoi, ma erano a luglio 6 punti, perché con quel bottino certo. Lì dovevi giocarti le altre 4 partite. Tu mi batti il Tottenham all'ultimo momento, pareggi col Barcellona in casa, quindi hai fatto 4 punti che ti portavano a 10, la qualifica era quello il conto che facevamo tutto. No, pareggi in casa col PSV Eindhoven, fra l'altro senza mai proprio un atteggiamento, ecco un'altra cosa che è mancata, manca l'atteggiamento mentale, e in questo ci sono non soltanto l'Inter, ma c'è il Milan e ci sono le romane, perché affrontano le coppe europee con il Napoli, ha fatto così bene, anche se l'eliminazione brucia più di tutte le altre, ma perché ha cambiato la mentalità in pochi mesi, ha affrontato con la giusta mentalità le partite, le è mancato veramente un po' di sorte. Ma quello che dice Alfredo è la sacrosanta verità, cioè tu vai, te la giochi e alla quarta sei fuori perché hai provato a vincere a Barcellona, perché hai provato... No, invece a Barcellona ti hanno preso a pallettate, a San Siro più che quello, hai quel tuo tesoretto, sono i 6 punti col PSV, non si scappa, e quelli devi fare. Ma allora qui in questo caso mi stai dicendo velatamente che è anche un problema di tecnici, ma certo, non abituati, certo, cioè non abituati a un certo. Panorama. E infatti purtroppo ci metto dentro Di Francesco, ci metto dentro Gattuso, che il quale è in una Spalletti. Situazione opposta rispetto ai suoi colleghi, perché lui dice tutto quello che gli diciamo noi come critiche. Sono giovane, sono inesperto, devo crescere, devo fare esperienza, ha detto alla vigilia della partita, posso dire ai giocatori solo le esperienze che ho vissuto da giocatore. Bisogna superare questo step.
bisogna superarlo. Tu, come quello che dici dopo la partita, dovevamo spazzarli via perché entravamo nella difesa dell'Olimpiadi come il burro, devi dirlo prima. Sì, bisogna, devi farlo dobbiamo spazzarli via. Noi dobbiamo arrivare alla fine del primo tempo, che il discorso è chiuso con una squadra così. Giulio? Nel giudicare l'Inter viene in mente la frase del filosofo Nietzsche: diventa ciò che sei. Ecco, l'Inter non riesce mai a diventare qualcosa. Sono passati 8-9 anni da allora e cambiano gli allenatori, cambiano addirittura le proprietà, ma l'Inter va in crollo verticale sistematicamente a dicembre, dopo aver fatto anche L'unico delle buone partite. L'unico momento di elevazione è stata con Mourinho, insomma. Esattamente, dopodiché l'Inter è una squadra, come dire, dicotomica, nel senso che questa non vittoria con una squadra onestamente, oggettivamente non irresistibile, arriva in un periodo in cui l'Inter ha sviluppato un solo successo in 7 partite, quando, se vogliamo dirla tutta, il bonus della crisi se l'era già giocata inizio campionato. Però il problema dell'Inter è un problema strutturale, perché se noi analizziamo le scelte di Spalletti in campo, errore questo proseguire su Perisic, fare delle sostituzioni strane, ma dobbiamo anche analizzare come è stata costruita questa squadra, su quali basi, quali erano i capisaldi dell'Inter 2018-19. Allora si apre un capitolo crisi strutturale fatto di scelte sbagliate in campo, fuori, e soprattutto di una identità che non si costruisce con una mission che non sia chiara e certa: cosa voglio fare e come della mia vita. Pensi che in questo caso Marotta possa aiutare a fare questo salto? Io credo che Marotta, anche a fronte della sua, come dire, della sua ampia gavetta fatta alla Juventus, quindi non solo come amministratore delegato ma come uomo parzialmente di campo, possa portare intanto un vento di, come dire, di filosofia diversa. La Juve, lui stesso diceva, non esistono annate transitorie. E all'Inter evidentemente è sempre tutto estremamente transitorio. Può portare qualcosa a patto che lui sia, come dire, strettamente legato alla proprietà e abbia un mandato serio e certo. E operativo, ovviamente. Oltre che strategico. Va benissimo, questo per quel che riguarda il futuro che potrà avere l'Inter. Allora, Inter-Udinese è la partita che aspetta Spalletti nell'apertura della 16ª giornata. Vedremo come si schiererà e lo faremo con Gianluigi Longari. Vediamo come può essere la formazione probabile. Assolutamente dell'Inter. Sì, prima di vedere la formazione, Laura, devo anche segnalarti che stanno arrivando tantissime domande. Io le sto leggendo attraverso il profilo Instagram di Alfredo Pedullà, di Real iPad. Lo possiamo vedere insieme, visto che possiamo approfittare della presenza di Alfredo e poi entreremo anche nel dettaglio delle formazioni proprio sul mercato dell'Inter, perché ovviamente le ultime evoluzioni della società nerazzurra hanno portato grandissime aspettative per quanto riguarda il club, ed evidentemente ci sono tanti tifosi che si aspettano qualche movimento importante a gennaio. Qualcosa l'abbiamo detto, Alfredo, non so se puoi però aggiungere qualche dettaglio. Qualche cosa in più, Alfredo. Alfredo. Per i tuoi follower di Instagram. Che... No, sì, grazie per la segnalazione, per aver sollecitato questa cosa. Ma noi abbiamo detto che il mercato di gennaio è un mercato di transizione in generale per quasi tutti, ma è un mercato di semina. Io penso che a gennaio ci divertiremo molto anche per cercare di capire cosa potrà accadere in estate. Perché quando devi prendere una posizione e sei uscito quasi dai paletti del fair play, mi riferisco all'Inter, puoi prendere posizioni muovendo in anticipo, quindi sarà divertente anche soprattutto per queste, staremo molto attenti. Gianluigi. Sì, allora vediamo nel dettaglio quelle che potrebbero essere le formazioni che scenderanno in campo domani, quando l'Inter sarà chiamata a dare una risposta eloquente dopo la crisi che la sta attanagliando. Ci dovrebbe essere Handanovic tra i pali nel club nerazzurro, con Versalico riproposto titolare insieme a De Vrij, Skriniar ed Ambrosio, centrocampo a tre con Gagliardini, Brozovic, João Mario, vista l'indisponibilità ancora di Nainggolan nel partire dal primo minuto, visto anche quello che ha detto Spalletti in conferenza stampa, poi Keita e Politano insieme a Mauro Icardi, quindi niente Ivan Perisic dopo le prestazioni di basso livello che hanno contraddistinto la sua stagione
stagione fino a questo momento. Vediamo anche le scelte presumibili di formazione di Davide Nicola. C'è un giocatore che è un osservato speciale, si tratta di Rodrigo De Paul, che potrebbe agire da falso 9 nel 4-2-3-1 con Musso tra i pali, Larsen, Nuitnek e Kong Terhavest per quanto riguarda il reparto difensivo. Fofana e Berami saranno i due frangiflutti che andranno a proteggere l'operato dei tre trequartisti Mandragora, Pezzella e Pussetto, proprio alle spalle di Rodrigo De Paul. Scuola Racing di Avejaneda, giocatore che piace molto a tante squadre italiane, Inter compresa. Perfetto, grazie Gianluigi. Insomma, queste sono le formazioni probabili per una delle poche volte che viene escluso Perisic dalla formazione iniziale. Ma, sì, quello... Io so che Giulio Peroni in questo momento è contro. Ma tardi, Spalletti, le cose non si possono fare dopo i titoli di coda. L'Inter è già abbondantemente oltre, deve già passare un altro film. Perisic, ma com'è possibile? Quest'uomo non è mai sceso in campo una volta dall'inizio dell'anno. Quando l'ha fatto ha giocato 10 minuti, poi il resto un vivacchiare, un fare dichiarazioni anche lesive nei confronti della propria immagine, ovviamente di professionista, ma anche dell'Inter. Anche dei tifosi. Dei tifosi, no? Ma non è che stai giocando benissimo. No, tu stai dando dei segnali negativi in un momento cruciale della stagione. Ma cosa doveva fare quest'uomo per farsi mettere in panchina? Caro Spalletti, l'hai messo in panchina ma è troppo tardi. Ecco le scelte di Spalletti, due punti. Qui si potrebbe aprire un capitolo, perché c'è il caso Perisic, il caso di Politano sostituito quando era il migliore a Torino, il caso... E anche col PSV. Cioè ci sono tutta una serie di... Non so, Spalletti è, tra virgolette, sfortunato quest'anno anche da quel punto di vista. Allora, quando è che con Santoni per Icardi fosse stato più fortunato l'anno scorso. No, certamente, sono però... Le sfighe... La sfiga, come disse una volta Ancelotti al sottoscritto, va dove deve andare. Nel senso che nella vita, salvo cose, diciamo, tragiche, lasciamole stare. Ma il punto è un altro. Ancelotti ti ha tirato una guffa. No, una volta il chiesi, siccome continuano a dire, ma il suo Milan che arriva in finale Champions è fortunato, è, come dire, ala, e lui mi disse la fortuna va dove deve andare, così anche la sfortuna, i pali si pigliano e la palla entra in gol a seconda di... Ma è verissimo, cioè l'Inter anche sfortunato, perché il gol sbagliato da Gagliardini con la Juventus lo facevi anche tu con l'infradito tra i piedi probabilmente, ma anch'io. Ma il discorso è che comunque Spalletti sembra fuori fase da tanti punti di vista, e comunque la società, è qui che buon Marotta potrebbe agire bene, non ha, come dire, inciso in sede di scelte di mercato. Evidentemente una società forte non fa scegliere solo all'allenatore, si sono investiti tanti, troppi soldi per un giocatore abbastanza logoro, non da settembre, era un anno, e parlo di Nainggolan, che il giocatore dava segnali di cedimento, sì, diciamo, strutturale. Che su Nainggolan si era fatto affidamento, si era anche... Ma in base a cosa? Nainggolan era stato preso proprio nella... Ma in base a cosa? Qual è il dossier? Perché poi quando si prendono i giocatori dovrebbe esserci un dossier con gli ultimi score del giocatore, le ultime, come dire, trend. Questo giocatore dava segnali appunto di cedimento strutturale già l'anno scorso. E quindi è stato un azzardo. Si è perso un terzino destro, per discorso di fair play complicato riprenderselo. Cancelo però hai preso uno meno forte. Tra l'altro Joao Cancelo, ricordiamo, cioè diciamo quello che è successo, perché insomma ha avuto un problema al ginocchio ed è stato operato già questa sera, aveva un problema al menisco mediale, è stato operato già in serata e ritornerà però tra 4-6 settimane, quindi insomma... Però per chiudere, cari, cara Laura e cari tutti... Sì. Era giusto dirlo. All'Inter sono anni che si aspetta un giocatore di quantità e qualità con discreta leadership in mezzo al campo. Sì. Ma scusate, se si cercava Modric, sì, uno deve anche pensare che non è che si arriva così gratis a Modric, vuol dire che il giocatore serviva, ma serve comunque un faro. Quell'uomo che sia forte anche negli spogliatoi, anche fuori. Ma perché l'Inter non ha preso un centrocampista? Ma voi i tre di centrocampo in Champions League schierati con Candreva, come dire, ultima versione in mezzo al campo. Ma è lì che l'Inter doveva lavorare. Dove è stata la dirigenza in questi anni? Ma voi credete veramente che con Gagliardini, Vecino e Borca Valero, il fu Borca Valero, perché questo è un grande giocatore, ma il fu... Ma dove vuoi andare? È lì che si vince qualcosa, è lì che si costruisce
la piattaforma per i successi in mezzo al campo. Ok, vediamo se magari l'arrivo di Marotta possa dare questo salto di mentalità anche in, per quel che riguarda l'Inter, che però chiaramente se la potrà giocare in questo momento.